Carissimi amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo l'amore che cosa ci consiglia. Abbiamo il primo mazzetto con l'oracolo di Ching che parla proprio d'amore. E abbiamo il secondo mazzetto con mistero d'amore, sempre riguardante soltanto l'amore. Fate la vostra scelta, vediamo che cosa ci dicono i Ching. Prima carta uscita. Vediamo. Ok, vediamo che cosa ci dicono queste carte. Allora, qui innanzitutto troviamo la solitudine, troviamo un po' di inganni, bugie, solitudine, e troviamo proprio l'accendersi dentro di voi una luce, nel senso che come se c'è ancora alla base il bene, ma c'è qualcosa che ha spezzato un po' tante cose intorno. Qui troviamo appunto la casa, non l'armonia, la tomba dell'amore. Troviamo proprio il discutere, il non trovarsi d'accordo, il non avere soluzioni, quindi come se ognuno vuole proprio avere ognuno la sua ragione, ognuno la sua parte. Quindi nella vostra dimora, nella vostra casa, come vedete, c'è bugie, inganni, solitudine, c'è comunque un non andare d'accordo, proprio litigare, avere parole offensive, parole forti. Qui troviamo la farfalla, il cuore, troviamo come se questo amore sta finendo e quindi alla base forse sta rimanendo l'amicizia. Il bene c'è ancora, l'amore forse è finito, ma il bene c'è ancora. Questa carta potrebbe anche significare che vi siete conosciuti in ambito di amicizia, di gruppo, Facebook, eccetera, e quindi vuole parlare che il rapporto sia aperto dopo un'amicizia. Qui troviamo la carta dell'impegno a lungo termine, quindi questa persona che sta con voi comunque, o proprio voi, non avete più voglia di avere questo impegno d'amore, quindi come se qualcosa si è spezzato e volete chiudere la situazione. Questo amore non è più per voi, vi sentite comunque isolati, abbandonati, non avete più l'innamoramento di una volta, e a volte vi mettete anche a pensare un po' ai ricordi del passato, no? Peccato che non è più come una volta, però comunque ci sono molti litigi, molte discussioni, e quindi questa cosa vi porta a non stare più bene proprio in ambito della casa. Vediamo insieme che cosa ci dicono le risposte degli angeli. Quindi state vivendo un momento turbolento, state vivendo un momento di bugie, solitudini, vi sentite abbandonate, litigi tantissimi, ma proprio tanti, parole offensive, e probabilmente qualcuno ha anche messo fuori porta la persona, il partner o la partner, perché troviamo proprio la porta aperta per dire ok, lì c'è la porta, vai via perché non ho più voglia di stare con te, non ho più voglia di avere questi impegni a lungo termine dove non c'è più amore, e quindi per me è diventato questo amore per me è diventato soltanto un gioco. Quindi la persona vede questo amore come un gioco. Ragazzi, vi ripeto, non per tutti, perché questi sono interattivi. Quindi gli angeli ti dicono ok, sei pronto, ce l'hai fatta. Nel prossimo futuro, vediamo un po' un altro paio, raggiungerai i tuoi obiettivi. Allora, gli angeli ti dicono che comunque ce l'hai fatta, stai raggiungendo i tuoi obiettivi, stai raggiungendo quello che tu vuoi realizzare in questo amore. Quindi potresti essere proprio tu che ti sei stancata di questo amore, perché la persona è molto litigiosa, è un po' ingannevole, e quindi tu ti sei un po' scocciata. L'amore si è perso, è rimasto un po' di bene, però come se fosse anche un po' di bene di amicizia.
gli angeli ti dicono: ok, sei pronto per intraprendere una nuova strada, ce l'hai fatta, quindi nel prossimo futuro ci saranno per te nuove prospettive e ci saranno preoccupazioni inutili. Quindi ti dice: non preoccuparti di com'è la situazione adesso, perché nel prossimo futuro raggiungerai la tua libertà e quello che cercavi da tempo. Vediamo, ti ha scelto il mazzetto 2 con il mistero dell'amore. Prendiamo le stesse carte che abbiamo preso lì. E vediamo insieme. Qui troviamo la libertà, la voglia di essere felici, la libertà. Qui troviamo una libertà che hai raggiunto dopo aver superato non sempre quello che noi si dice tutte rose e fiori, ma hai superato anche gli ostacoli in quest'amore, hai superato anche le spine e qualche volta però diciamo che l'esperienza che hai vissuto nel passato di questo amore, di queste spine, ti porta un po' a vivere, ad amare un po' anche più te stessa. Quindi a tu per tu con le tue emozioni. Quindi queste carte che cosa ti dicono? Ti dicono che hai passato un momento burrascoso, hai passato un momento pesante e brutto in ambito d'amore. Ora ti senti più libera perché hai raggiunto le tue emozioni, hai raggiunto la tua libertà di espressione anche, quindi ti senti più libera perché hai chiarito questo amore, è passato quel momento turbolento delle spine che hai subito. È stato un amore un po' turbolento all'inizio, ma oggi ti trovi che tutto quello che tu hai dato in questo amore l'hai dato proprio con grande amore, che automaticamente il rapporto si è riunito, si è rafforzato e oggi ti trovi anche ad amare l'altra persona, ma ti trovi anche ad amare un po' di più te stessa. Probabilmente hai avuto anche dei problemi proprio con te stessa, nel senso non ti accettavi, non ti sentivi amata, non ti sentivi guardata, come dire, a volte noi abbiamo bisogno anche di una parolina dolce. Probabilmente questo amore è stato all'inizio un po' pesante, turbolento. Quando poi hai cominciato a capire che comunque è un vero amore, hai cercato di pazientare, di superare questo ostacolo di questo amore. Quindi che cosa è successo? Hai cominciato ad amare te stessa, hai cominciato ad amare il partner, tutto quello che c'è intorno, e quindi automaticamente la tua esperienza passata ti ha portato a rafforzare questo amore. Prendiamo anche per te le carte delle risposte degli angeli. Beh, due stese diverse, però comunque l'amore di coppia non è sempre facile, il conviverci non è sempre facile, quindi a volte vedete come questa stesa, se comunque siete davvero innamorati, trovate sempre il ritrovarsi nelle soluzioni. Qui troviamo: chiedi ai tuoi angeli, comunica con loro in modo chiaro, probabilmente state cercando, fidati delle tue intuizioni, probabilmente stavi cercando qualcosa di meglio dentro di te. C'è anche un'opportunità. Allora, qui troviamo che comunque devi parlare in modo più chiaro per arrivare ai tuoi obiettivi, per arrivare ai tuoi desideri. Probabilmente stai cercando gli angeli, non trovi risposta, ma gli angeli ti dicono: ok, comunica in modo chiaro, perché noi siamo qui, parla col tuo cuore, parla con semplicità, non nasconderti dentro al meccanismo delle parole, parla col cuore, perché gli angeli dicono: noi ascoltiamo con il cuore e fidati di noi, perché ti diamo l'opportunità di raggiungere nuovi obiettivi. C'è qualcosa anche di meglio che ti arriverà in questo amore, come vedi c'è qualcosa di meglio che ti arriverà in questo amore, anche un'opportunità, un'entrata di soldi, di abbondanza, di denaro. Quindi questa coppia che si sta andando a rafforzare
andare a spostarsi proprio anche attraverso l'abbondanza generale. Quindi ci sarà un periodo per voi tranquillo, sereno, dove riuscirete a raggiungere tutta la vostra stabilità della coppia. Bellissime stese, naturalmente cercate di prenderle sempre con cautela, perché queste stese si è in tanti, le energie sono tante e quindi c'è qualcuno che non può ritrovarsi. Non fa niente, ascolterete il prossimo video. Prendete anche dei tratti di queste stese, perché ci sono dei tratti che vi possono essere d'aiuto, dei tratti che non vi coinvolgono. Quindi non date troppo peso, siate leggeri anche in queste stese, in quello che noi facciamo insieme. Vi lascio una buona giornata, tanta luce da parte degli angeli.